Nonostante l'impegno di molti, uno tra i problemi più evidenti del futuristico quartiere di San Polino è la mancanza di decoro urbano. I riflettori sono puntati verso i condomini a cui fanno capo l'Aller di Brescia e le cooperative di gestione, in cui è evidente il proliferare continuo, inarrestabile e soprattutto incontrollato di parabole satellitari posizionate sui balconi. Un colpo d'occhio indecoroso anche per chi si affaccia dai finestrini del metrobus e che può scorgere addirittura un orto improvvisato tra un balcone e l'altro. Sono anni che i cittadini di San Polino si lamentano del fatto che sui balconi nascono fin troppe parabole ed è oltre che una bruttura da un punto di vista di decoro urbano anche un'assurdità. In un quartiere praticamente nuovo che doveva ospitare le più moderne tecnologie pare che addirittura nei condomini manchi proprio l'impianto centralizzato per le parabole. Questa sarebbe già una cosa ridicola di per sé, ridicola in maggior misura se si pensa che questo tipo di inconveniente lo si ritrova per esempio nei condomini a gestione Aller, che si sa che sono condomini che il più delle volte ospitano anche persone extracomunitarie che delle parabole ne hanno necessità per guardare anche le televisioni dei loro paesi, per cui la costruzione di condomini così senza un adeguato impianto satellitare centralizzato porta poi al proliferare di queste parabole. Questa è una situazione che assolutamente non può e non deve continuare in questo modo. Il problema del decoro urbano era il fiore all'occhiello, diciamo, di Brescia, ma sembra che qui a San Polino, come al solito, i problemi vengano ignorati. L'invito che arriva dal fondatore del blog San Polino Live, vera e propria sentinella della vita di quartiere, è che chi di dovere si adoperi affinché i regolamenti in materia di decoro urbano vengano fatti rispettare. Le segnalazioni sono state fatte sicuramente più volte, anche come sito di San Polino ci siamo occupati di questo problema già dalla nascita, diciamo, del quartiere, perché le prime parabole comparirono già intorno al 2008-2009, però da allora i risultati sono stati pressoché inesistenti. Questo vuol dire proprio che o non c'è una volontà di gestire le cose o è molto più comodo parlare di degrado del decoro urbano per colpa della gente. La colpa probabilmente non è delle persone, non è probabilmente nemmeno dei residenti, ma è proprio delle amministrazioni condominiali che non si preoccupano di fare in modo che le regole, che sono fra le altre cose contemplate anche nel regolamento urbano, però come potete ben vedere adesso, per esempio, dove ci troviamo noi, siamo in piazzetta Ragni, dove c'è l'ingresso della sala della circoscrizione, a 10 metri c'è il distaccamento del comando di polizia municipale e sicuramente non è una bella presentazione nemmeno per la gente che viene. Cioè, qualcuno si deve preoccupare e farsi carico di questo. Il problema non è la gente, il problema sono le amministrazioni condominiali che evidentemente non sono in grado di occuparsi di far rispettare le regole che ci sono.